La mia suocera era una fondatrice della Banca Popolare, tutti i soldi che avevamo, pochi, erano tutti qui, sempre stati della Banca Popolare, non abbiamo mai avuto un'altra banca. Pensionati, padri e madri di famiglia, piccoli imprenditori, un popolo di risparmiatori, azionisti e obbligazionisti subordinati di Banca Etruria che da qualche giorno si ritrova con un pugno di mosche in mano. Persone normali che nella maggior parte dei casi non avevano ben compreso il rischio a cui stavano andando incontro. Hanno detto, guarda, ti si mette qui perché serviva una garanzia di un fido per lavorare. Io sono una piccola, ho un negozio con dei dipendenti. Avevo messo questi soldi dei dipendenti tutti i mesi accantonati e avevo fatto un piccolo gruzzoletto. Circa erano sui 90.000 euro. Mi hanno detto, siccome mi scadeva il fido che mi garantiva per lavorare, l'ho scoperto, mi hanno detto, guarda, un anno mancava la scadenza, mi hanno detto, guarda, te lo mettiamo a 10 anni, almeno prendi un pochino di più. 20.000 mi hanno presi, sono stata fortunata che ho rifatto il tetto, se no erano di più. Si fidava della banca? Perché c'è un rapporto d'amicizia, di cosa, le banche piccole del territorio. Che le hanno detto quando è tornato allo sportello? Ma niente, che erano spariti, che avevo 16.000 euro e non esistono più. L'unica cosa che mi hanno detto. Al che io non ho nemmeno reagito perché è come avere una coltellata, diciamo. Mi hanno detto che i miei titoli erano carta straccia e me l'avevano sempre dati per sicuri. Lei naturalmente si fidava dell'istituto. Esattamente. A questo punto cosa chiede? A questo punto richiedo tutti i miei soldi.